Ciao dal vostro zio Fiore, ecco un altro video interessante che mi avete chiesto. Sono di prima. A quanti giri si cambia la marcia? Sentite il motore. Siamo a 3000 giri. Seconda. Spingo, freno, senza toccare la frizione, sono sempre di seconda, freno, spingo, frizione, sono fermo, metto la prima, riparto. Seconda, quindi come vedete intorno ai 3000 giri si può cambiare, spingo, frizione e freno. L'ideale sta intorno ai 3000-3500 giri. Riparto prima, più morbido, seconda, guida più rilassata, seconda, terza, e voilà, quarta. Vedete? Una guida più rilassata, intorno ai 2000-2500 giri, il motore non sforza, sono di quarta. Adesso c'è un semaforo, freno, frizione, stop, folle e via così. Quindi se volete una velocità, una guida un po' più, diciamo, più rapida, più scattosa, potete cambiare intorno ai 3000-3500 giri, ma anche 4000. Chiaramente più saliamo di giri più il motore è sotto carico. Per una guida più rilassata vi consiglio di cambiare intorno ai 2000-2500 giri. Un grosso abbraccio dal vostro zio Fiore e al prossimo video. Ciao!